questo è il quinto libro che scrivo, e sono libri di storia locale, libri di tradizioni popolari, ho scritto anche una commedia. In futuro vorrei dedicarmi però a qualcosa che riguarda soprattutto il mio settore, quello della cronaca, e riguardare soprattutto alcuni episodi che sono avvenuti nella zona dove lavoro e che sono particolari per le vicende che poi intorno si sono caratterizzate. Quindi io conto di fare una pubblicazione che riguardi non più Oria ma qualcosa di più esteso, che possa avere anche una rilevanza un po' più vasta. Sì, è un cittadino speciale, tra l'altro è anche un mio compagno di studio, quindi siamo stati all'università insieme, e ogni volta che organizza una cosa la organizza in modo perfetto, non sfugge niente, tranne purtroppo stasera l'orario, è un'ora che è di ritardo rispetto al calendario, però effettivamente anche il valore degli ospiti che ci sono, quindi porta a riempire l'aula del cinema questa sera. Visto che lei conosce Vincenzo Sparviero da tanto tempo, un aneddoto della vostra lunga amicizia. Un aneddoto è che in treno una volta abbiamo fatto una maraghella, ma non la posso raccontare perché ha dei retroscena un po' particolari, quindi non posso raccontare, però effettivamente un aneddoto che ricordiamo con piacere, di un amico nostro scomparso al liceo, quando uscì dalla finestra, prese la macchina di Don Vincenzo Baldari e si fece un giro al mercato e poi ritornò e lasciò la macchina. Questo è il ricordo più speciale che ricordiamo di quando studiavamo insieme. Abbiamo fatto sia il liceo che l'università insieme. E ora le brevi dalla provincia. L'assessorato alla cultura del comune di Mesagne propone una fitta serie di appuntamenti per i tradizionali concerti di Natale organizzati nei suggestivi scenari dell'auditorium del Castello Normanno Svevo e della chiesa di Sant'Anna. Si inizia il 18 dicembre con il concerto musicale dell'orchestra giovanile composta dagli alunni della scuola media Salvemini Virgilio di Brindisi. Festa grande per gli anziani di Fasano. Mercoledì 20 dicembre si terrà il pranzo di Natale in un roto ristorante del Fasanese con i 70 anziani che usufruiscono del servizio di assistenza sociale del comune nelle proprie abitazioni. Gli anziani, assieme al sindaco, all'assessore Arnese e a tutti gli operatori sociali comunali e di Antropolis, la cooperativa che gestisce il servizio di assistenza domiciliare, consumeranno un pranzo tutto natalizio. Gli anziani che non hanno mezzi propri saranno prelevati dalle auto degli operatori di Antropolis e dal pulmino comunale in dotazione per il trasporto dei disabili. Venerdì 15 dicembre alle 18 nella sede dell'Arci di Francavilla Fontana verrà presentato il libro di Pietro Mita, Lo Zingaro e il comunista, ritratto di Pietro Alò, recentemente scomparso. Relatori Gerardo Trisolino, Don Franco Candita e Leo Caroli. È tutto per questa edizione, hanno curato la parte tecnica Alessandro Colavito e Sebastiano Bufalo in regia, Davide Campanelli e Alessandro Barnaba. Grazie per la cortese attenzione e tra poco l'appuntamento con 100 Sport. I'll have a blue Christmas without you. Terzo tempo, il punto sul basket. Commenti e approfondimenti ogni lunedì alle 21 su Studio 100 TV. Thank you.
L'informazione, gli eventi più importanti del territorio, le esclusive dello sport. Sempre in diretta, in chiaro, in tutta Europa. Studio 100 SAT, la Puglia e il Grande Salento in primo piano. Luz del Sol, lungo la strada del benessere, il tuo personalissimo cammino verso l'armonia. Una passeggiata dei sensi per ritrovare equilibrio, energia, fascino e scoprire o riscoprire il piacere e la gioia della bellezza. Luz del Sol, discipline, trattamenti, servizi. Contattaci su www.luzdesol.it. Poi vieni a scoprire la tua oasi di benessere. Luz del Sol, a Tor Chiarolo, in via Brindisi 141. Domenica Sport Stadio. Ogni domenica in diretta su Studio 100 TV alle 14.30. Domenica Sport Stadio. I risultati, gli aggiornamenti in tempo reale, i collegamenti in diretta con gli stadi. Alle 21, Domenica Sport Sera. I servizi e i riflessi filmati dei principali avvenimenti sportivi. Domenica Sport. Ogni domenica emozioni in esclusiva su Studio 100 TV. L'arredamento della vostra vita. Studio 100. Primi per passione. Professionalità specifiche e grande dedizione per un'informazione continua, completa, capillare, puntuale. Primi per tradizione. Territorio, storia, natura e cultura sempre in primo piano. Primi per competizione, con tutte le più importanti esclusive dello sport territoriale. Primi per vocazione. Da televisione di servizio a emittente leader per ascolti e gradimento. Studio 100. Primi per scelta. La vostra scelta. L'informazione di Studio 100 moltiplica le frequenze, le edizioni, gli ascolti. 100 notizie. Tutti i giorni alle 13.45, 19.15 e 23, i TG a reti unificate, con servizi e news riferiti a tutto il territorio del Grande Salento e oltre, e collegamenti fra le redazioni di Taranto, Lecce e Brindisi. A seguire, le edizioni locali per le singole province. Alle 14, 19.30 e 23.15, in onda e in splittaggio, contemporaneamente, 100 notizie Taranto, 100 notizie Brindisi, 100 notizie Lecce. Studio 100, Salento News Network. Nel Grande Salento, la tradizione continua. Domenica Sports.